gli Ultravax. Psst. Vuoi il vaccino, G? È l'AstraZeneca, vuoi il vaccino? Ho iniziato a farmi i vaccini come tutti, a 6 mesi. L'esavalente, la tetravalente, lo streptococco, il vaccino influenzale. Poi però ho continuato e lì è diventata una vera passione. 5 fiale 30 euro, ti regalo pure la mascherina. E ricordo che facevamo sega a scuola, ci vedevamo al laghetto dell'Euro e lì ci facevamo di vaccini. Vuoi il vaccino, sì? Antipoliomelitica, antidifterica, antitetanica. Eravamo contro tutti e tutto a quei tempi. C'ho l'AstraZeneca. Ma la sensazione che ti dà l'AstraZeneca non si può spiegare. Te lo devi fare. A parole non riesci. Hai subito voglia di farti richiamo. Ecco perché quando l'ho saputo... Ma come l'Europa non lo ordina più? E perché? Paura e delirio alla ASL. A quel punto o ti metti a rubare o fai l'elemosina alle hub, oppure quello è. Per fortuna più le cose le vieti e più la gente le vuole. Tesoro, è roba della Lombardia, buonissima. Quello che mi dà fastidio è l'ipocrisia. Da una parte sospendono le ordinazioni, dall'altra è pieno di questi localetti dove fuori c'è scritto vini e oli. Entri dentro, scendi le scalette e se stanno tutti a fare AstraZeneca, dai. Certi festini, drum and bass, free vaccine, boom mastic, DJ AstraZeneca. C'è gente che se lo sta producendo a casa, nelle cantine. Attenti, c'è stato l'OMS. Noi, Ultravax, siamo per la liberalizzazione. AstraZeneca dovresti potertelo comprare nelle tabaccherie, nei giornalai. Sogno un giorno dove potrai farti di AstraZeneca all'S lunga. Signore, sono 2 dosi e mezzo, che faccio? Lascio? C'è chi dice che fa male. E le sigarette allora? E il vino? Ma lo sai quanta gente muore per l'alcol ogni anno in Italia? Io ormai non mi faccio più manche le canne. Raga, sono le 4, che facciamo? Se famo l'ultimo richiamo prima di andare a letto? Grande applauso, grande Morici!